È stato presentato questa sera a Villa d'Ossola il libro dedicato alla medaglia d'oro Attilio Bagnolini. Sono con l'autrice Isabella Calò. Quindi questo libro, è stato detto, viene a colmare un vuoto e permette di conoscere meglio questa figura importante per tutta l'Ossola e non solo. Cosa racconta in questo libro? Ma in questo libro sono partita appunto da un inquadramento quindi della situazione storica, economica e politica della prima metà quindi del Novecento, e anche perché mi sembrava doveroso far capire per quale motivo appunto questa campagna d'Africa. E poi ho collocato la figura di Attilio Bagnolini quindi in questo battaglione Intra al quale lui apparteneva, la spedizione quindi in Africa, il cammino quindi per giungere al posto dove ci sarebbe stato il suo martirio e poi chiaramente la battaglia conclusiva, quella in maniera particolare, e mi sono avvalsa quindi di informazioni apparse anche su giornali, quindi su documenti, su diari di altri militari quindi, che erano lì, le memorie dei loro figli e dei loro nipoti, e quindi ricostruito momento per momento l'intera giornata della battaglia che porta poi al sacrificio di Attilio Bagnolini. La figura di questo personaggio è una figura importante anche per quanto riguarda i sentimenti, vero? È una figura importante secondo me anche per i ragazzi di oggi, perché molto spesso siamo portati a criticare questi atteggiamenti, questi spiriti, diciamo, di avventura che hanno i ragazzi, e invece Bagnolini dimostra che molto spesso questo spirito di avventura li spinge invece a gesti eroici, cioè non è sempre detto che vadano quindi su una strada sbagliata. Giovanni Grossi sono giorni importanti per gli alpini perché si festeggia Attilio Bagnolini, quindi una serie di cerimonie in suo ricordo, vero? Abbiamo Vero, iniziato sì. questa sera. Iniziato questa sera con la presentazione del libro, continueranno domani sera con il concerto della fanfara alpina della Brigata Taurinense e poi la cerimonia di sabato, la quale comprende anche il 144esimo di fondazione delle truppe alpine, un ricordo di tutti i nostri soci della sezione Andate Avanti e il ricordo della medaglia d'oro Attilio Bagnolini. Ecco, Bagnolini è una figura importante per voi. Bagnolini è una figura molto importante, diciamo anche storica, lasciata un pochettino, più che lasciata dimenticata, diciamo. Ricordiamo che Attilio Bagnolini, la Marina ha intitolato due sommergibili, l'entrata della Brigata Alpina Taurinense è intitolata Bagnolini, la medaglia d'oro di Bagnolini è sul labbro nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini, quindi è una figura storica di un notevole peso. Ecco, come è stato detto, quindi viene colmata una Una lacuna. lacuna che per 80 anni, infatti chi ha composto il libro ha trovato difficoltà notevoli a trovare notizie, a trovare aneddoti e tutte queste cose sono per creare questo libro. Comunque, diciamo che la nostra commissione museo ce l'ha fatta a mettere insieme tutte le notizie storiche che riguardano Bagnolini ed avere così un libro, una continuità storica ai posteri, da lasciare ai posteri. Curatore di questo volume con Isabella Calò, Alessandro Lana. Quindi lei ha curato, per quanto riguarda questo libro, le immagini, le fotografie, quindi, e la copertina. Ecco, le foto, è stato difficile reperire, corredare fotograficamente questo volume? È stato particolarmente difficile perché immagini di Attilio Bagnolini ce ne sono veramente molto poche e anche delle immagini dell'epoca sono state reperite grazie all'aiuto di parenti, amici, persone che avevano la possibilità di disporre di questo materiale e anche dei familiari di persone che erano in Africa con Attilio Bagnolini. Per cui grazie a loro si abbiamo potuto reperire questo materiale preziosissimo e abbiamo potuto arricchire questo volume.
Ecco, veniamo alla copertina, la scelta quindi di non mettere l'immagine di Bagnolini, ma una cartina. Esatto, proprio perché volevamo così ricordare Attilio Bagnolini nel contesto in cui si è trovato. Contesto importante perché nello stesso lui ha compiuto questo gesto eroico e si è meritato la medaglia d'oro al valor militare. La cartina è fondamentalmente anche vuole significare un ricordo per tutti coloro che tramite Attilio Bagnolini hanno sacrificato la loro vita oppure sono tornati da questa esperienza comunque cambiati, hanno visto delle cose diverse, sono cambiati nello spirito, sono cambiati nell'animo, per cui abbiamo voluto ricordare caduti e non caduti che hanno condiviso idealmente con Attilio Bagnolini questa esperienza. Ecco, questo libro adesso sarà disponibile dove? Per chi è interessato? Allora, fondamentalmente noi lo renderemo disponibile da venerdì 7 ottobre, in occasione del concerto alle ore 21 alla fabbrica di Villa d'Ossola, della fanfara della Brigata Alpina Taurinense, e poi naturalmente sarà disponibile anche o rivolgendosi in sezione Alpine Domodossola. Abbiamo anche intenzione eventualmente di poterlo mettere in vendita sui circuiti online, come ad esempio eBay o Amazon.